siamo venuti in quel di Santa Maria Maddalena, vicino a Occobello, che noi sinceramente non ci eravamo mai stati, almeno io non ci ero mai stato. Pensavo che fosse piccolissimo, più piccolo del mio paese, invece è bello grande. Stasera ci siamo solo noi due, diciamo forse lo scheletro portante del... Hai mangiato tanto questa sera? Stasera no, ormai ha un formaggino della Vita Bella, della Valsoia. Sì? Della... mangiato i cosi, i cereali della Dukan, sì, esatto. Che adesso ho iniziato a fare tutta la linea di prodotti. Se non è businessman questo qua, non so che cosa sia. Duca? Sì, quello che... Tra l'altro quando siamo passati adesso c'era una lì fuori dall'uscio. E gli quasi gli tirava un pugno. L'ho visto. Un pugno nel muso che c'è con la telecamera. Sanno tutto, poi si è accorto. Non ho fatto finta di niente. Allora, noi andiamo in Golena del Po ad assistere alla blues band di Fabio Treves. Siamo venuti nel Into the Wild proprio per questo. Ah, devono ancora iniziare, bene. Eccolo lì. Noi due lo scheletro, Roma la carne e la liccia tutto il resto, insomma, gli occhi e il cuore. Niente, diciamo che questa è comunque la 27esima edizione del Delta Blues. Delta Blues è un festival che viene fatto ogni anno nella nostra zona. Ogni tappa fa tappa in una città diversa. Stasera è toccato qui a Santa Maria Maddalena, poi toccherà Adria, Rovigo, San Martino di Venezia, tutto il Delta Blues. Vengono sempre anche nomi internazionali ogni anno. Quest'anno qui abbiamo preso l'occasione di venire a Fabio Treves. Tra l'altro stasera c'era anche Caparezza a Padova. Non è una vedola. Sì, anch'io volevo andare. Però abbiamo preferito venire in questa cosa un po' più intimista. Esatto, più romantica. Sì, più romantica. Alla fine siamo dei romantici. Sì, esatto. Romanticissime. Magari una bella salsiccia. No, lasciamo adesso, non fare doppi sensi. Una bella piadina con salsiccia. Bravo. Io stasera ho mangiato del merluzzo, ma quello cioè neanche preso fresco, quello proprio compro surgelato. Pensa che questo merluzzo insalata. Sai che gusto, che intensità di gusto. Ci ho messo un chilo di olio per dargli un po' di sapore. Ben pesante. Sì, aromi a manetta. Forse sarà bestia 5 anni fa. In freddo, buono più. È buono là. Io berrei ma devo guidare. Anche se mi hanno appena ridato la patente. Appena, qualche settimana. Beh, due settimane fa. Poi vada là la polizia, vada là. Sono già là. Già venendo in qua abbiamo trovato il posto di blocco. I carabinieri, tutta la mimetica, sì. Tutta la Solli. Che abbiamo trovato i carabinieri che ci avevano addirittura il giubbottino catarifrangente. Il cappellino. Ma il cappellino catarifrangente anche io non l'ho mai visto. E solo venendo qui questa sera abbiamo potuto assistere a una scena del genere. Cioè, ma ti rendi conto che sei una persona fortunata? Sei nato fortunato. Nato con Frenzappa, un apprezzatissimo turnista, ha collaborato con Mina, con Riccardo Cocciante e più di recente con Elio Lessoritesi nell'articolo 31. Fabio Treves, che questa sera festeggia i 40 anni di carriera.
to lose you. You got me in between the devil and the deep blue sea. Si era veramente un personaggio incredibile. Fino a pochi mesi prima della sua scomparsa andava in giro per il mondo ed era proprio una persona positiva, gioviale, pacioccone, insomma il grande padre di tutti i musicisti di blues. Questo brano si chiama Can't Be Satisfied.
bene, grazie, 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 grazie. Grazie ancora alla Travis Blues Band! Eccoci qua, il concerto è finito, stiamo aspettando che Fabio arrivi per fare delle foto, speriamo. Bel concerto, mi è piaciuto. Anche a me, mi è piaciuto molto. Tutti grandi classici però, fatti da veramente dei musicisti molto originali, molto... Beh, molto bravi. Soprattutto il brano Unplugged. Anche un brano, quello... strumenti fatti in casa, molto bello. Sì, con la scatola di biscotti. Niente, noi volevamo la piada, ma siccome, come vedete, qui dietro c'erano gli stand e qui facevano le piadine, ma hanno già chiuso tutto, quindi non possiamo neanche la geriatria, andare a letto, certo. Diciamo che probabilmente tutto il pubblico si aspettava del liscio, almeno infatti sì. Certi vecchiotti li vedevi che non sapevano neanche cosa stava succedendo, c'erano alcune col cellulare, le vecchiotte col cellulare, il loro blues vuol dire liscio, esatto. E poi soprattutto stasera, quando gli ho detto a mio papà che venivo a vedere un concerto blues, mio papà fa: blues? Ma ti piace il blues? Mi no a di can faga schifo, ma quasi. Sì, io sono rimasto scioccato. No, ma lui, cioè, gli piace la roba sia da anni 60, rock anni 70, che sugli anni della sua giovinezza, ma per me non ha mica capito cosa. No, ma anche cosa. Ha scappis niente. Prima ha fatto delle foto, visto che sta. Sì, era lì. Dove? Qua lo abbiano. Ah, eccolo. Fabio, sai che concerto mi ha portato qua? Oh, buona massa. No, no. 9 giugno 1988 Genova. Usa con Frank Zappa, vada via, ciao. Sì, c'è tutto il Senti, c'è tutto il boot. Mandami sulla cosa della Travis Blues Band la tua mail, che io ti mando le fotografie, sì. Di Zappa. Fantastico. Le mie foto e quelle che io ho fatto a Zappa. Tu hai fatto due concerti? Uno a Milano, uno a Genova. Io ho a Milano, Pound for Brown for a Pound. E invece a Big Swift. Big Swift sei. Al minuto 6 ci sei. Ciao ragazzi. Ciao. Va bene. Ciao. Oh, e direi che anche per questa sera il nostro bel bottino ce lo siamo portati sì. A casa, eh. E devo dire un bel che... vada via i chap da Fabio Treves mi mancava. Dovete sapere che sono stato colpito allo stomaco da Aris Tavolazzi, del bassista degli Are, ancora anni fa. No, beh, non è che mi abbia fatto male, scherzando, praticamente in un paese vicino al nostro è venuto a suonare con il suo trio jazz. E dopo ci siamo fermati a fare gli autografi, le foto, eccetera, eccetera. Allora dopo gli hanno detto: anche noi suoniamo, no? E lui mi fa: ma che genere suonate? E io gli faccio: rock demenziale. E lui mi fa: se vede, allora mi dà un pugno così. Ma sì, no, è stato bellissimo quel momento lì. E la musica di altri tempi. Sì, devo dire che grazie. Questo ragazzo qua, Valerio, ho conosciuto, ho ampliato il mio bagaglio musicale. Bagaglio culturale che andava da Megadeth a Metallica Comunque, facciamo musica, sì? Molta musica del passato, io non la conoscevo e con questi concerti io... E devo dire grazie a Plasmon che devo ha forgiato che ha forgiato quello che sono. E grazie a Lipsia e a Gin Marconi anche sì, ricordi. Meglio di no. Facciamo rivedere il luogo dall'alto, del delitto. Dall'alto. Delta Blues ogni anno su questi schermi in questa zona. Prossima serata allora la serata Rockabilly a Rosolina. Adesso torniamo giù. Senza farsi sì. Vigili sono andati a nanna, possiamo darci all'alcol più sfrenato. Dobbiamo andare giù per qua. C'è rimasto però quando gli ho detto del concerto, quando sì. Se lo aspettava. Vado via, ciao.
anche voi se volete ascoltare i bootleg, ti manda le foto. È un foto de... Se pipponi dopo. Oh, ti manda le foto là. Tu mica merda, Fabio Treves che ti manda lui le foto che gli ha fatto a Zappa, cioè, ma ti rendi conto? Sì. Potrei bagnarmi come una scolaretta. Cioè, però non ho quell'impianto idraulico. Esiste sempre l'alta chirurgia di qualità del Marocco, sì, o del Sud America, che ti impianta degli impianti idraulici, sistemi di lacrimazione secrezionale vaginale. Ma secondo me se tu ti richiedi al tuo idraulico di fiducia qualcosa, sì, ti mette dei rubinetti speciali. Nelle migliori cliniche del Bangladesh prendi poco, taga tanto. Ascoltami. Esatto. Micellista per un... tra qualche anno, quando che vedo che con il sesso femminile non va a buon fine, ora diventerai un impianto della cremazione. Ma sì, ti fai tutto te, così sei autoctono. Ah, ho fatto tutto me, ho capito. Dopo sei un essere completo. Completo? Privo di qualcosa, più che completo. Autocno, come tanti batteri. Diventi un battere, non sei contento. Un battere. Sì, sto ancora filmando. Guarda, finiamo con questi colori, guardate, sì, che meraviglia. Ma a Porta Rossa i colori sui a me? Sì. Ci manca solo la piada, insomma. Una leggera uccella sul suolo. Lo vuoi un Nogas Giuliani adesso? Fai pure un Nogas Giuliani. Non c'è l'effervescente brioschi, cioè quella roba lì, dici? No, Nogas Giuliani, cupa. I peti. Fa tanti peti che hanno avuto aria tipo meteorismo. No, meteorismo è proprio una malattia. Meteorismo è una malattia. Sì. Invece quello dici tigre può digerire. Ah, ok. Brioschi. Forse mi serve anche a me allora quello che dici te. Sì, ho tanta aria da spendere. Passaggino, c'è la sagra del maiale, 4, 5, 6 luglio, guardate qui c'è la sostanza. Sponsorizzata da Kilocal. Guarda qua, Kilocal. E qui in parte Treves. Sì, giusto. Ma è questa la strada? Ci siamo arrivati? No, noi siamo arrivati da là. Da qua siamo arrivati. Sì, una piazza là. Sì. Ci fermiamo dall'ambulante allora. Certo, dopo dall'ambulanza. Ma se no, non possiamo andare nella nostra birreria di fiducia, così mi bevo una birrozza. Ma c'è pure il rischio di sera. Ora te li dico, ancora così chi sera. No, oggi è venerdì. Già l'una, e ho 3 mail. Già l'una. Selma potete. Cos'è sta roba? No, la cucina forse la chiudono alle 2. Ah, non so mica. No, però forse di venerdì la chiudono anche più tardi, però. Qui forse non c'è mai a Minas. Lo so. Niente, ce n'è uno là a Ro Ferrarese, ma non è che mi ispiri molto. Ah là là. La mia macchinina. Un guanto. Un guanto. Con un guento. Cosa? Vedete, mi fai da cassata il guanto con un guento. Un guanto per un ok, guento. Andiamo in cerca di un ambulante allora. Un ambulante. Siete e se al pub. Andiamo al pub. E se non ci vediamo. Buon Natale. Buon Natale e... Ci sentiamo in settimana. Buonanotte e buone botte. Vara, che citazioni fa. Questa la taglio per forza. Veramente steine. Ci metterò una dissolvenza stella, va bene. Buonanotte o al massimo ci vediamo dopo per se abbiamo trovato qualcosa da mangiare. Ciao ragazzi. Ciao mamma. Abbiamo trovato di cosa cibarci. Abbiamo trovato un piccolo pascolo di mucche postine di Santa Maddalena. Geneticamente modificate in un bunker atomico del Nevada. Maria Maddalena. In provincia del Nevada. Provincia del Nevada. Nevada, Rudigino.
E questa direi che sia la Stella. Ok, sia la chiusura migliore per un vlog da qui ai prossimi 1000 anni.